Siamo in collegamento con il direttore generale dell'ASL Napoli 1, Ciro Verdoliva. Salve direttore, grazie per aver accettato l'invito nuovamente a collegarsi con noi. Ben trovato. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora direttore, bisogna dare un'ulteriore accelerata a questa campagna vaccinale in un momento così delicato della pandemia con questa variante Delta che continua ad avanzare e quindi preoccupa. È necessario che tutti siano vaccinati e anche soprattutto portare a termine la seconda dose di vaccinazione. Cosa sta accadendo? Perché questo rallentamento? Nella sua domanda ha raccolto sinteticamente tutti i punti da toccare. Innanzitutto noi abbiamo come ASL Napoli 1 Centro la competenza sulla città di Napoli e l'isola di Capri. L'isola di Capri l'abbiamo già dichiarata free da molto tempo. Napoli ha un 63% di adesioni sui residenti e quindi ne mancano 320.000, nonostante l'ASL Napoli 1 Centro abbia somministrato fino a questo momento circa 800.000 tra prime e seconde dosi. E tutti coloro che hanno aderito sono sostanzialmente già stati raggiunti almeno dalla prima dose del vaccino. È chiaro che è necessario aderire e accogliere l'invito del governatore De Luca. Sottoporsi volontariamente alla vaccinazione è un diritto, ma è anche un dovere nei confronti di tutti quanti gli altri, perché tutti si vogliono riprendere quella libertà di cui questa pandemia ci ha privato per tanti mesi, oramai sono passati oltre 14 mesi, è molto, è troppo tempo. Quindi ci affidiamo al popolo napoletano affinché possa dimostrare che Napoli nella lotta contro il Covid c'è, lo ha già dimostrato in un lockdown fatto bene, lo ha già dimostrato in quelle 500.000 persone che si sono già sottoposte a vaccino, ma dobbiamo avere quel colpo di reni che ci permette entro il mese di luglio, non entro settembre, entro il mese di luglio, di poter raggiungere almeno il 75-80% dei vaccinati e poter adottare quel concetto cosiddetto immunità di gregge che è fondamentale per farci ritrovare in autunno preparati a quello che potrebbe essere una recrudescenza della pandemia, che voglio sottolineare. Certo, lei infatti ha detto una cosa giusta, bisogna far presto, entro luglio arrivare a questo obiettivo, perché chiaramente noi sappiamo che il mese di agosto generalmente è il mese degli spostamenti, perché ognuno legittimamente cerca un po' di relax in vacanza spostandosi, andando a visitare i posti belli, ed è importante andare in vacanza con la seconda dose di vaccinazione fatta. Ecco perché la Regione Campania ha rivisto anche i tempi tra la prima e la seconda dose. Adesso mi pare che recentemente la piattaforma è stata aggiornata, quindi dopo 21 giorni nuovamente dalla prima dose di Pfizer i ragazzi potranno fare la seconda dose, proprio per consentire loro di partire in sicurezza. Li abbiamo riallineati a 21 giorni, ma voglio dire che Napoli in particolare, ma la Regione Campania essendo una regione bella di attrazioni turistiche meravigliose che il mondo ci invidia, non solo ha il problema che i propri cittadini andranno verso l'esterno a fare le vacanze, ma noi accoglieremo milioni di persone e quindi se il nostro popolo non è vaccinato, noi potremmo subire dagli altri una trasmissione di contagio, poiché non vogliamo assolutamente confinarci nella nostra regione, anzi la nostra è e deve essere una regione aperta, dobbiamo prepararci e dobbiamo farci trovare pronti. Il vaccino insieme alle azioni non farmacologiche che ricordo, le mascherine, la massima attenzione all'igiene, il distanziamento fisico e il vaccino stanno dando grandi risultati, perché dobbiamo ricordare che i nostri ospedali sono praticamente vuoti sia per le degenze, sia per la subintensiva e sia per l'intensiva. Questo significa che anche gli attuali contagi, anche quelli con variante Delta, comunque ci permettono di avere un successo nel conservare in vita i pazienti che, anche se dovessero presentare delle comorbidità, oggi riescono a salvarsi. Il vaccino è fondamentale ed è importante vaccinarsi. Noi veramente non sappiamo più, come dire, abbiamo messo in campo
tante azioni. Abbiamo messo in campo i centri vaccinali che massivamente hanno accolto fino a 15-16 mila persone giorno, con un grandissimo sforzo sia logistico, organizzativo, degli operatori sanitari e non sanitari. Certo, direttore, mi scusi se la interrompo, dico, in questo gli hub hanno funzionato egregiamente, sono stati una risorsa. In questo momento però c'è da convincere coloro che hanno paura a vaccinarsi. Per far ciò c'è bisogno di una persona di loro fiducia che in qualche modo li convinca e li rassicuri e li faccia capire che in realtà il rischio del vaccino è minore del rischio di contrarre il Covid. Quindi chiaramente soltanto il medico di base, il medico di fiducia del paziente può arrivare a questo obiettivo, quindi c'è bisogno di un maggior coinvolgimento dei medici sul territorio e c'è bisogno che a loro arrivino le dosi di vaccino dal Pfizer al Moderna, al Johnson & Johnson e AstraZeneca, cioè tutto il pacchetto dei vaccini in maniera tale che loro possano convincere questo zoccolo duro. Condivido pienamente, noi abbiamo messo in campo innanzitutto una rete con grandi nodi, i centri vaccinali, e poi man mano abbiamo messo in campo una rete capillare. Voglio ricordare che l'ASL Napolino Centro è stata la prima azienda della Regione Campania a partire con un'adesione importante di medici di medicina generale, è stata la prima ASL in Regione Campania a partire con le somministrazioni in farmacia. Questo è fondamentale, il concetto che dice lei dell'uno a uno, della fiducia medico-paziente, di quel contratto fiduciario che nel tempo gli assistiti hanno verso il proprio medico di medicina generale, cosiddetto medico di base, per noi è fondamentale. Quindi ci crediamo, ci abbiamo già creduto da tempo, dobbiamo soltanto chiedere ai cittadini di rivolgersi ai propri medici, di rivolgersi ai propri farmacisti di fiducia, perché la città di Napoli è pronta da tempo a somministrare anche in modo capillare qualsiasi tipo di vaccino, anche con il mantenimento della catena del freddo di Pfizer. Noi abbiamo portato i vaccini fino al frigorifero dei 186 medici di medicina generale che hanno aderito alla nostra campagna di somministrazione capillare. Voglio ricordare anche che su 12.000 cittadini non deambulanti ne restano 1.800 da vaccinare e siamo andati sia con i medici di medicina generale che con le nostre unità speciali di continuità assistenziale casa per casa a somministrare la prima e la seconda dose. I tempi sono stati lunghi e di questo approfitto per chiedere scusa a tutti, ma è stata veramente è stato uno sforzo incredibile raggiungere 12.000 persone casa per casa, attendere i 15 minuti, ascoltare l'anamnesi dei singoli pazienti, però oramai siamo veramente a poche centinaia e vediamo la luce anche per i non deambulanti. Direttore, noi la ringraziamo, speriamo veramente che insomma, tutti quanti capiscano l'importanza del vaccino, ci aggiorneremo nelle prossime settimane. Arrivederci, buon lavoro. Vi ringrazio dello spazio e ancora un invito a tutti, vaccinatevi. Arrivederci, grazie. Arrivederci.